L'Assemblea Superiore Islamica, in nome del partito, è guidato sì dai sciiti, il numero dei componenti maggiore sciiti, ma non sono di fare appunto un governo sciita, ma è appunto un governo, un paese che comprende tutti i componenti del popolo. Noi crediamo di un governo civico che rispetta il cittadino e abbiamo costruito tutte le leggi per rispettare i cittadini, per costruire un paese in cui viene rispettato tutto il popolo, tutti i componimenti del popolo iracheno. Noi abbiamo buoni rapporti con tutti gli ayatollah in Iraq, particolarmente con l'imam ayatollah Sistani, che non interviene in modo dettagliato e particolare appunto nel progetto politico, ma che lui, il Sistani, mantiene l'unicità del popolo e prende cura di tutto l'Iraq e tutto il progetto politico in generale. Col Said Muqtada Sadr e il suo movimento abbiamo buoni rapporti e loro, i nostri partner appunto nella coalizione nazionale irachena, progetto politico, e abbiamo dimenticato tutti, se ci stanno dei conflitti, li abbiamo lasciati dietro, e ora stiamo costruendo una coalizione che serve a tutto il popolo, a tutto il paese. Abbiamo buoni rapporti con tutti gli altri componenti del progetto politico, appunto dei partiti, e questo rende facile per noi partecipare e fare il ruolo, a prendere il ruolo del pacifico e di colui che avvicina i punti di vista di tutti gli altri a conciliare tutti insieme. Noi sogniamo di costruire un paese che è il punto da cui partano i raggi di pace e di tranquillità e di avere buoni rapporti con tutto il mondo, sia vicino che quello lontano. Un paese che protegge se stesso non con i carri armati e con i soldati e con le armi, ma con una forza economica, culturale, attraverso i rapporti pacifici e economici con gli altri, con tutti i paesi. Un paese che approfitta appunto di tutti i suoi beni che stanno nel paese e di costruire un paese in cui si vive pacificamente, si vive con tranquillità, si vive una vita al di fuori di questa vita che vive il popolo, di questa brutta situazione in cui sta il paese. Sogniamo di fare questo paese, questo governo che prende cura di tutti i componimenti e di costruire una vita che merita il popolo iracheno. Un Iraq, un paese in cui vivono tutti insieme, uniti, anche con tutte queste differenze e apparente appartenenza religiosa e politica e qualsiasi appartenenza diversa, vivono tutti insieme pacificamente in modo che li rende uniti per costruire questo paese e andare avanti. Un paese in cui si costruiscono le istituzioni che, anche se le persone vanno o vengono, queste istituzioni rimangono a costruire il paese lo stesso. È un'immagine nuova, appunto, un concetto nuovo che ogni 4 anni si cambiano appunto facce, si cambiano persone e vengono altre persone. Una cosa che non ci sta nei paesi arabi intorno, in cui ci sta il governatore decine di anni. Buona fortuna e grazie. Adnan Saidan wa shukran Molana.